Segnarono i documenti per entrare nel servizio segreto come collaboratore e io rifiutai. Sapevo che questo avrebbe avuto delle conseguenze sulla mia vita privata e sulla mia carriera. Berger viene considerato un possibile disertore. La sua vita è in pericolo. La polizia segreta lo sorveglia costantemente e gli vieta di recarsi all'estero. Dopo 2 anni gli viene concesso di andare in Jugoslavia per un torneo di calcio. Non potevo pianificare la fuga, era troppo pericoloso. Speravo che mi capitasse l'occasione di scappare. La notte prima della partita decisi di andare a Belgrado in treno. Mi misero subito sulla lista dei ricercati. La mia foto era sui giornali. Durante la fuga ebbi un colpo di fortuna. Fu un momento decisivo della mia vita. Mentre ero su un treno che attraversava la Jugoslavia, capii cosa vuol dire avere veramente paura. Una guardia di frontiera mi chiese il passaporto. Gli diedi un documento con un nome falso, Gerd Penzel, ma capii che mi aveva riconosciuto. La guardia lo prese e si allontanò. Più tardi mi restituì il passaporto dicendo: «Le auguro buona fortuna all'Ovest, signor Berger». La rocambolesca fuga di Jörg Berger incoraggia altri dissidenti. Chi riesce a rifugiarsi in Occidente racconta storie terribili di vita sotto il comunismo. La Germania Est di conseguenza si preoccupa sempre più della sua immagine internazionale. Quando l'Unione Sovietica inaugura la nuova politica, la Glasnost, nei paesi del blocco comunista la tensione cresce. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Nell'inverno del 1989, una serie di manifestazioni contro il regime in Germania Est fa cadere il governo di Honecker. È la prima fase del processo che porterà all'abbattimento del muro di Berlino. Il 9 novembre 1989 i berlinesi dell'Est sono finalmente liberi di recarsi all'Ovest e riabbracciare i loro familiari. Parte del muro di Berlino viene conservata in memoria del passato in cui la Germania era divisa. Ma questi frammenti non separano più i tifosi dell'Est dalle loro squadre del cuore. È qui che ci mettevamo per ascoltare i rumori provenienti dallo stadio. Quando sentivamo che Lerta aveva segnato un gol, festeggiavamo. Ma allo stesso tempo eravamo tristi, perché non potevamo assistere alla partita. Lì c'era una torretta di sorveglianza. Lì ce n'era un'altra. Avevamo paura. Potevano venire ad arrestarci in qualsiasi momento. Non avevamo modo di superare questo muro. Era troppo alto perché potessimo scavalcarlo. Erano tempi bui. Sotto il comunismo, il calcio è uno strumento di propaganda e un mezzo per controllare i cittadini. Ma resiste a tutti coloro che vorrebbero corromperlo. Per alcuni, il prezzo della propria intransigenza è molto alto. Eppure, nonostante la brutalità dei regimi totalitari, calciatori di talento e squadre fenomenali hanno regalato momenti memorabili alla storia di questo sport meraviglioso.